volete? Andiamo al centro. L'arbitro lo fa divertire, non essere vero. Ah, non essere. Dipende dai giocatori. Divertiamo, non abbiamo problemi. La cosa principale è divertirsi. È una partita di valore. Ma quanta gente? 100 spettatori. Capitano vicino a me, forza. Sono due capitani. Due capitani vicino a me. Ma pure foto, si già Una partita della tua squadra. Facciamo scegliere a loro che sono, diciamo, nuovi. Trovami il fischietto, cosa vuoi? Porti, palla. Come ti chiami? Che campo vuoi? Va bene qua. Ragazzi, salutatevi, salutatevi tra di voi. Martellaia che salura. Allora, io ho parlato con lui, però ci resta pure tu vicino. Vabbè, comunque ti puoi pure assaltare, per qua, non è obbligatorio per sempre. Però tu devi fare da garante, perché in sa c'ha nessuno. Emanuele, ma non può essere un problema per me. Recupero dell'ottava giornata della fascia gironi della settima edizione del Crone. Di fronte ci sono Ajax e Bayern Monaco. Bayern che si schiera con Mancinelli tre pali, Sollo, i fratelli Averga e De Angelis a comporre il quintetto titolare, mentre in panchina c'è Avagnano. Per quanto riguarda invece l'Ajax, con tantissimi nuovi inserimenti per migliorare la loro posizione in classifica, c'è il solo Serra, diciamo appartenente alla vecchia guardia. Dunque c'è Mormone tre pali, poi c'è appunto Serra, Pranzili, Musella e Albano, gli unici senza panchinare a giocare questo recupero di giovedì sera. Recupero importante per entrambe le squadre, perché l'Ajax chiaramente può migliorare la posizione di classifica, che non è proprio favorevole, ma il Bayern in particolare può superare gli All Blacks e quindi si possono piazzare al primo posto del girone. Averga adesso in possesso palla, pallone nello spazio a cercare Sollo, pallone che però finisce sul fondo. Mormone quindi con le mani, pallone per Musella, c'è lo scatto di Pranzili, Musella passa il pallone all'indietro a Serra, Albano si allarga, Serra è in possesso palla, quindi Mormone, pallone per Serra che supera il centrocampo, il tacco all'indietro per Albano, è bravo a guadagnare il pallone e poi il tiro di destro. Deviazione di Mancinelli in calcio d'angolo. Arriva Pranzili, parata di Mancinelli, fallo laterale. Albano sul pallone. Pallone che finisce a Musella. Si ferma uno contro uno con De Angelis. Bravo Musella, il destro, bravo De Angelis. A rimpallare il pallone, quindi Mormone. Musella, il tocco all'indietro per Serra, di punta in avanti a cercare Albano che riesce a girarsi, non passa il pallone, quindi Serra passa, o meglio passa, devia il pallone controllato da Verga in fallo laterale. All'indietro Mancinelli. Tocco vicino a De Angelis. Pallone lungo, Mormone, poi Sollo, palla che però finisce la recinzione superiore, quindi c'è il fallo laterale per l'Ajax. Serra, pallone lungo, bravo Averga a stoppare di petto, poi il tiro viene deviato da Musella in fallo laterale.
Quindi Emanuele Verga, pallone per Sollo, Morbone chiude le gambe e poi Albano, il tacco per Pranzili, De Angelis in qualche modo, poi a Verga il tocco per Gennaro Verga, il ritorno di Musella, porta vuota, attenzione a Verga, 1-0, ha segnato il Bayern. Mi vuoi fare gentile? Vuoi far accendere l'altra luce? Difesa non proprio perfetta questa del Bayern. E l'1-0 che vale per il momento il sorpasso in classifica del Bayern sugli All Blacks. Serra fa tutto da solo, il numero 5 guadagna anche un interessante fallo commesso dal numero 7 a Verga. Calcio di punizione per i neri. Grazie Raff. Albano sul pallone. Dopo la punizione vuoi entrare. Ma che è una minaccia. Destro di Albano che finisce però sul fondo senza deviazione. Intanto esce Sollo ed entra Avagnano che tocca per la Verga, poi Pranzili in qualche modo guadagna il possesso. Musella si allarga, Pranzili, pallone per Albano, il pallonetto per Musella, buona l'idea del numero 10, pallone che però finisce sul fondo e quindi tra le braccia di Mancinelli. Il destro perfetto per De Angelis. A Verga non ci crede fino in fondo, pallone che finisce fuori, deviazione di Averga, la riprende Gennaro Averga, è bravo Musella nel contrasto, c'è Albano al centro dell'area, la finta di Musella, bravo Mancinelli a bloccare la sfera. Intanto Musella si ferma perché deve aggiustarsi la fascia. Avagnano fermato con le cattive da Pranzili, ma l'arbitro sancisce il contrasto regolare. Musella rimasto in avanti, recupera il pallone, De Angelis da terra e poi bravo a Verga con forza contro Musella. Pranzili recupera, Musella, pallone rimpallato che finisce ad Averga. Si ferma Averga, sbaglia il pallone, Albano, tiro centrale, pallone per l'Ajax ancora dal calcio d'angolo, è proprio Albano. Musella si avvicina, pallone all'indietro per Pranzili, il palleggio, quindi Musella, pallone per Serra, morbido a cercare Albano, lo stop sbagliato, poi Mancinelli blocca il pallone. Avagnano di prima a cercare Emanuele Averga, bravo ad evitare Pranzili, ancora Averga, il destro, Mormone smanaccia e poi ancora Averga, Avagnano il controllo, Averga centrale, il tacco, Mormone, deviazione, calcio d'angolo, ma è Averga insomma troppo lezioso. Avagnano, pallone troppo lungo che quindi finisce direttamente in fallo laterale. Musella, quindi Pranzili, di nuovo Musella, Serra allarga per Pranzili che stoppa male, pallone in fallo laterale, Averga, Avagnano si accentra, il destro, deviazione di Musella, calcio d'angolo, Avagnano non ci arriva, Verga, pallone che finisce sul fondo. Pranzili, Albano non riesce il tocco in avanti, tocco con i due capitani, Pranzili la mantiene in campo, non può bloccarla con le mani il pallone. Altro passaggio abbastanza chiaro. Ah,
Allora, calcio di punizione in seconda, quindi dovrebbe esserci il tocco per tocco di De Angelis per Avagnano. Arriva il fischio, De Angelis all'indietro, Avagnano! Credo colpisca Pranzili, calcio d'angolo, a Verga alla battuta. De Angelis rimasto in avanti, il pallone è per lui. Pranzili è evitato, commette fallo. Braccio largo di Pranzili, calcio di punizione. De Angelis, pallone che va fermato. Pallone cammina ancora, prendiamo la palla. È meglio della Champions il mio torneo. Primo pallo. Oh no, capita. A Verga sul pallone. A Verga tra l'altro prossimo degli Sky Jumpers, eh. Il sinistro direttamente sulla schiena di Albano. Fallo laterale. Avagnano all'indietro per A Verga, quindi De Angelis. Mancinelli, pallone in avanti per Avagnano, il contrasto con Serra, bravo A Verga che guadagna fallo. Franci, per il cambio. Non ti preoccupare, De Angelis pare sul pallone, i due a Verga un po' lontani. Gennaro a Verga, il sinistro piazzato, Mormone smanaccia in fallo laterale. È entrato solo al posto di De Angelis, Albano apre perfettamente per Pranzili, il sinistro, c'è deviazione di Mancinelli, sì. Calcio d'angolo, bravissimo Pranzili. Musella liberissimo nell'area di rigore avversaria, Mancinelli distinto, devia in calcio d'angolo. Pranzili ancora per Albano stavolta, A Verga tocca per ultimo, calcio d'angolo. Musella ancora e poi Pranzili controlla, Serra sbaglia il passaggio di prima, fallo laterale per il Bayern. Ajax che però si fa vedere, eh. Bravo Musella a rubare palla al capitano avversario, poi guadagna anche l'angolo, pericoloso il numero 99. A mezzo, a mezzo! Mancinelli smanaccia e poi blocca il pallone. Sollo allarga per A Verga, il sinistro, anzi no, la finta evitando Pranzilli, ma non evita però Serra che devia in angolo. Fondo, 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 chiedo scusa, fondo dice l'arbitro. Mormone, pallone è sbagliato qui per Albano, Sollo in facile anticipo sul capitano avversario. Di nuovo Mormone, apre per Musella, bravissimo a stoppare il numero 99, poi Avagnano ritorna in difesa, riceve da Mancinelli. Quindi Avagnano con l'esterno, bravo Sollo, quindi di nuovo Avagnano in mezzo alla difesa avversaria, ancora Avagnano, il destro smanaccia distinto Mormone, bravo. Quindi Serra apre per Musella, rimasto indietro Pranzili, Musella si ferma, apre per Serra allargato a sinistra, il tiro da lontano senza impensierire Mancinelli che ora si appresta al rinvio dal fondo. A Verga, pallone per Sollo, fermato correttamente da Serra che devia il pallone in fallo laterale. Sollo quindi alla battuta della Touche per Avagnano, quindi Sollo evita il diretto marcatore, si allarga sulla destra, che gol di Sollo, 2-0 Bayern, che gol di Sollo, 2-0. Musella, Serra, Albano, bravo A Verga che guadagna fallo, chiede scusa Musella, calcio di punizione per il Bayern, Avagnano, appoggio per Sollo, di nuovo però l'Ajax in possesso palla, Ajax che
sta giocando bene. Sbaglia però Pranzini, evitato Mormone, 3-0 di Avagnano. Allunga il gap il Bayern. Dio, il Bayern, l'Ajax sta giocando bene, ma... Ah, se mi ha vinto Rossi. Ajax che gioca bene, ma serve più cinismo sotto porta, serve più concretizzazione. Albano evita Averga, poi prova il destro Albano, che però finisce al lato. Pranzile era salito, c'era vicino anche Musella. Sollo si avvicinava a Agnano, il tocco è per lui con la girata di Sollo, poi Sollo di nuovo appoggia per Averga, aveva visto un buon taglio di Avagnano, il numero 8, doppia deviazione, fallo laterale per il Bayern. Avagnano apre per Averga, si allarga Sollo, riceve palla, anzi no, è bravo Serra a chiudere la linea di passaggio, quindi Pranzili apre per Albano, si allarga Musella dall'altro lato, ciao Samuele, il destro di... Oh, logo 23. Mi dispiace, no, 3-0 Bayern. Ma l'Ajax però sta giocando bene, Primo tempo? Sì. Avagnano evita Serra, bravo Mormone a deviare in fallo laterale, velocemente pallone per Averga, il tocco per Sollo, 4-0 Bayern. Dilagano i grigi. Mettete pure in davanti. Esce Averga e rientra De Angelis. Mormone si spiega un po' con i suoi difensori. Ajax che non deve mollare. Pranzili. Albano, il tacco elegante per Serra che stuppa bene. Pranzili, quindi Musella. Il taglio, c'è Albano da quelle parti, Pranzili rimasto a metà strada, quindi Averga guadagna anche fallo laterale. De Angelis, pallone per Sollo, Pranzili rimasto dietro, sale Averga dall'altro lato, Albano non lo prende, uno contro uno tra Serra e Sollo, quindi Averga si ferma, o meglio evita. Pranzili ritorna, Musella centralmente per Sollo, tiro alto. Da Mormone a Pranzili. Si accentra, pallone per Musella. Di nuovo Pranzili, c'è Serra lì vicino, Pranzili guadagna. Il fallo laterale. Musella contro Sollo, mantiene il possesso numero 99 dei neri. La finta di tiro. Albano rimasto in avanti, ancora Musella, Pranzini rimasto fermo, Musella costretto a fare tutto da solo perché non c'è movimento da parte dei compagni, quindi Mancinelli, Sollo evita Serra, poi Musella recupera palla, combatte con De Angelis, si tozzano un po' i due ma è tutto regolare, la clavicola di De Angelis. Pallone che finisce alto, fallo laterale per la squadra in nero. Serra si avvicina a Pranzili, Serra passa in avanti ad Albano, uno contro uno con Averga, ancora Albano che prova il destro a lato, deviazione in angolo, c'era Musella largo, anche Pranzili che era arrivato. Musella che sfila ancora in fallo laterale senza deviazione. Sollo evita Pranzili, Avagnano, buono il tocco, Sollo si allarga sulla destra, in mezzo c'è Avagnano, pallone per lui, 5-0 Bayern, doppietta di Avagnano, goleata del Bayern quando siamo al 20° circa del primo tempo, partita al momento senza storia. Albano, quindi Serra.
Avagnano recupera palla, si allarga Sollo, riceve palla, il numero 11, il destro al lato. Diciamo di sì, però l'arbitro non può controllare, cioè è difficile che riesca a controllare anche questo. No, allora se è fatto un avversario dovrebbe essere fallo, che comunque dà fastidio. Vabbè, però cioè, si può fare comunque, non è facile. Capisci? Cioè, tra compagni di squadra cioè, si può fare, perché c'è da sano che comunicazione. Sollo, mormone! Cioè, che se no... Non si fa proprio. Solo un tiro può fare. Vabbè, portiere da chiamare proprio. Attenzione, si fa male, però serra. Resta a terra anche Sollo. Può rientrare a Verga. Tutto ok per Serra. Albano, De Angelis, devia in angolo. Insomma, è difficile marcare Albano. Ciao Emanuele. Donna delle nevi. Allontana De Angelis. Avagnano recupera palla. Bravo Musella. Bravo Sollo per un attimo. Poi ancora Musella. Deviazione di Pranzili. Fallo laterale. De Angelis. All'indietro per Emanuele Averga. L'appoggio per Mancinelli. Quindi a Verga. Sollo sbaglia il passaggio per Avagnano, si becca anche un calcio da parte di Albano, chiaramente involontario. Calcio di punizione per la squadra in grigio. A Verga. Sollo il destro, mormone. Musella semina il panico, il numero 99 si allarga sulla destra, becca un calcio da parte di Sollo, cioè la... cioè il calcio di punizione. A chi sono andato a finire sopra te, scusa? Oh, non andano. Vieni qua dove sto io col pallone. Terzo fallo anche per voi. Fischio io. Andate vicino. Vabbè, Pranzili, Musella, Pranzili! Azione simpatica, però finisce tra le braccia di Mancinelli. De Angelis, pallone che finisce a lato, fallo laterale. Grazie. Pranzili evita Sollo, ancora Pranzili, il sinistro, bravo Mancinelli a rimanere attento e in piedi. Sale palla al piede, evita Albano, lo spintona Musella, c'è il fallo. Calcio di punizione per il Bayern. Quarto pallo, ragazzi, io. Quarto pallo. Bravo, solo ho letto il regolamento. Avergallato il destro. Mormone. Pranzili, bravo ad evitare Avagnano. Passaggio per Albano, il tocco non arriva a Musella, quindi Pranzili mantiene il pallone in campo, dice l'arbitro. Musella contrastato alle spalle da De Angelis, Musella ancora in possesso palla, Pranzili stoppa male, era liberissimo, doveva solo girarsi e tirare. Quindi Avagnano, Averga, il ritorno di Pranzili che non commette fallo, quindi Averga
Serra. Albano, alla verga gli ruba palla, quindi Sollo sulla destra, il destro, Serra, si mola e devia in fallo laterale. Avagnano, a verga, Mormone bravo a evitare anche l'angolo. Albano di testa a cercare Musella, uno contro uno con De Angelis, ancora Musella, perde palla, il numero 99, ruba palla da verga senza fare fallo, contrasto con Sollo, fallo laterale per il per l'Ajax, chiedo scusa, Pranzili quindi. Pallone ha preso. Albano con la suola per Pranzili, contrastato da Verga. Buono il passaggio per Musella, poi allontana la difesa del Bayern, finisce qui il primo tempo, Bayern 5, Ajax 0. Sta per ricominciare il secondo tempo, 5-0 per il Bayern. De Angelis ci prova subito e avrebbe fatto meglio a non fare questo tentativo triste. Sbaglia Mormone e esce poi evitando il ritorno di Sollo, quindi Serra apre per Pranzili, è buono lo stop. Si allunga Musella, recupera palla, ora il numero 99 al lato, il destro, era un fulmine. Mancinelli per Sollo, è bravo Serra, poi Sollo avanza ancora, pallone in mezzo, Serra ritorna e devia, calcio d'angolo. Pranzili scivola quest'anto che basta per deviare il pallone in angolo a Verga. Pallone all'indietro, De Angelis un'altra volta con questi tiri che finiscono alti. Non ha capito che non è cosa sua. Deviazione di Averga sul passaggio di Serra, si allarga Pranzili intanto, Albano, Averga allontana. Mormone in avanti, pallone che finisce ad Albano, il palleggio, il tiro, c'è angolo per l'Ajax. Musella, Pranzili era entrato bene, peccato che non sia riuscito a indovinare il tiro in porta, quindi Sollo, c'è largo a Verga, Sollo si apre sulla destra, pallone per Verga che non aggancia, quindi c'è il fallo laterale per l'Ajax. Musella riceve Pranzili, ferma, c'è Musella in mezzo, Albano, ragazzi, Pranzili aveva trovato una linea di passaggio eccezionale per il taglio di Albano. De Angelis, quindi Mancinelli, il calcio in avanti, Averga, lo stop, ha provato la rabona se ho visto bene, palla che finisce però sul fondo. Mormone, Musella, Serra, sbaglia il passaggio, quindi a Verga, Sollo, a Verga, 6-0 Bayern. Emanuele,
Albano, Pranzili, Serra, Pranzili, di nuovo Musella, quindi Pranzili, Albano, Pranzili, ci arriva prima De Angelis, quindi Serra, deviazione di Sollo, fallo laterale, Musella ruba palla a Sollo, ancora Musella, bravo, bravo, molto bravo il numero 99 dell'Ajax, ancora Sollo in contrasto, Pranzili evita De Angelis in velocità, in mezzo c'è Albano, Pranzili spreca tutto. De Angelis, quindi Mancinelli, è salito tantissimo Avagnano, Serra col tacco, deviazione in fallo laterale, Averga, Avagnano, in mezzo Averga, Serra autorete, 7-0 Bayern. Comincia la partita, Musella, quindi Serra, pallone per Albano, oh. Il destro Albano, pallone che finisce sul fondo, no, mi scordo se hai avuto Rungomo, Averga alto il sinistro, stai proprio malamente, ma lo fermi che è, esciami su qua. Andiamo giù qua chiù, eh? Da Mormone a Musella, quindi Serra all'indietro, Musella evita Avagnano, ancora Musella riesce ad evitare De Angelis, poi evita anche Mancinelli, ragazzi che gol di Musella, 7-1, bravissimo Musella, che gol della bandiera per l'Ajax per il momento, ma la partita comunque non è finita, eh? Avagnano, quindi Averga, Avagnano evita Musella, pallone per Averga, Serra non lo molla, guadagna fallo qui su Avagnano, è entrato duramente e fallosamente, dice l'arbitro. Albano, il destro, tocco di Musella, sfortunato, quindi Averga per il contropiede del Bayern, tocco di Pranzili, fallo laterale per il Bayern, Averga, entra in area Avagnano, Averga di nuovo, cioè Gennaro, chiedo scusa, Pranzili non riesce a tagliare al centro, Avagnano, il sinistro sul fondo. Mormile, rinvio lungo, Avagnano, Albano, bravo qui a tirare, ben coordinato, ma Mancinelli era sulla traiettoria, quindi Averga col tacco, Pranzili. Oh, Pranzi, ma non mara, annaccia mise! Si arrabbia, Musella, di nuovo fallo laterale, Avagnano, Emanuele Averga, destro morbido, Mormile ci mette una mano e devia in calcio d'angolo. Avagnano il destro sul fondo. Ciao, giù. Ah, vabbè, raga. Qua mi chiede, mi stai tagliando un gol. Avrai ragione sul lutro. Ma ci faccio male, batti la latinola, eh. Lascia a mano la Virgo, Musella,
Si allarga Pranzilli, riceve il sinistro Murato da De Angelis. Pranzilli all'indietro Serra, quindi Pranzilli, deviazione, fallo laterale per il Bayern, dice là. Tensione, Mormone esce bene, quindi Pranzilli, tensione ad Averga, Gigi, iniziate ad andare negli spogliatoi, eh? Manca un quarto d'ora. Musella. No, no, è il Salvatore, non ci sta. Si testa e chiaro. Gli avversari stanno a caia, chiami di tu. Sollo, è entrato al posto di De Angelis. Quindi Avagnano, Sollo, Mormone, bravo, e poi Serra, quindi Pranzilli, Albano, il palleggio del capitano che facile facile gli viene rubata palla, fermandosi anche poi Avagnano, il tocco, il palo, il gol, 8-1. Samuele, tu giochi? E vatta scuola. Stanno a cai avversario. Vai, vai, vai. Voi siete qua. Appena iniziate a spogliarvi così iniziamo presto. Polemiche. Dura. Musella. Albano. Serra. Pranzilli, Musella, uno contro uno con Sollo, deviazione della difesa del Bayern, fallo laterale per l'Ajax. Di nuovo Pranzilli, Albano a Pranzilli, quindi Serra, deviazione di Averga, di spalla, dice l'arbitro, quindi calcio, fallo laterale, chiedo scusa, Albano all'indietro, Pranzilli il sinistro, sul fondo, Mancinelli, quindi Averga, sinistro da lontanissimo, pallone che finisce addosso a Musella, quindi Mancinelli, pallone in avanti, Mormone agguanta la sfera senza troppe preoccupazioni, Mormone sbaglia il rinvio, quindi c'è il fallo laterale per i grigi. Avagnano il sinistro da fuori, Serra devia con la schiena in fallo laterale, quindi Sollo. Destro, bravo Mormone. Quindi Musella, uno contro uno ancora con Sollo. Bravo Musella a mantenere anche il pallone in campo, poi Sollo di fisico, ancora Musella sul pallone. Albano, palleggio, si gira il destro, Murato. Albano. Sbaglia Albano, quindi Averga, di nuovo Albano, un pallone rimpallato lo favorisce, Albano butta a terra Sollo. E poi guadagna a calcio d'angolo dopo il tiro. Musella si gira il destro, 8-2, 7-2, 8. Doppietta di Musella, l'unico a non mollare per l'Ajax. Molto bravo Musella.
Averga. Emanuele Averga. Mancinelli. Quindi Sollo. Avagnano, Averga in mezzo per Averga. Altro. Palla che finisce in fallo laterale, sta per entrare De Angelis ed esce Emanuele Averga. Musella, Pranzili. Quindi Musella, si allarga Serra. Musella, il destro! Mancinelli e poi Serra! Mancinelli, ragazzi, miracolo! Ragazzi, ma Musella... Niente male. Serra per Albano. Musella sbaglia il destro. Non è che finisce in fallo laterale. Ah no, rimessa dal fondo, dice l'arbitro. Okay. Mancinelli. De Angelis. Sollo! Un altro gol del Bayern e sono 9. Abbiamo subito 7 gol, ma che sono i nostri. Albano. Serra. Di nuovo Albano. Il sinistro, deviazione di De Angelis, con un braccio dice l'arbitro, ma Albano si arrabbia, evitato De Angelis, intanto la partita continua a giocare. Serra, Pranzili, il taglio per Musella, bravo qui, evita De Angelis il sinistro di Musella, alto. Mancinelli per De Angelis. Pranzili rischia, recupera palla Avagnano. Uno contro uno con Serra, Sollo al lato il destro. Mormone. In avanti, Albano ci mette il sinistro a Verga. Albano, si avvicina anche Serra. Pranzili contro Sollo, poi Musella, con forza Musella. Averga allontana il pallone. Fallo laterale per l'Ajax. Mormone. Musella. Uno contro uno con De Angelis. Ancora Musella. Sinistro tagliato per Pranzili, quindi recupera palla Avagnano, si allarga sulla sinistra, in mezzo c'è Sollo, pallone per lui! 10-2. Ma che gli ha fatto da Albano a Musella, apre per Pranzili, largo dall'altro lato, di nuovo per Musella, De Angelis recupera, uno contro uno con Musella, ancora De Angelis in possesso palla, quindi Averga sbaglia la rincorsa, quindi Pranzili sbaglia il controllo, fallo laterale battuto, Musella. Il sinistro, tripletta di Musella, 10-3. Trafe.
Avagnano, quindi Sollo. De Angelis il destro sul portiere, quindi calcio d'angolo. Chiedo scusa, fallo laterale. Ti perdoniamo. A Verga, bello il sinistro sul fondo. Albano, il tacco però recuperato da Sollo, che avanza. Avagnano, Mormone, poi cade Mormone, porta vuota. De Angelis il destro, Musella si piazza bene e poi ruba palla a Sollo. Evita De Angelis, ma ragazzi, Musella è proprio forte. Il sinistro di Musella, deviazione di Averga, calcio d'angolo. Avagnano, Avagnano, Pranzili, no. Lascia stare. Avagnano, lascia stare, è giocatore. Pallonata di Avagnano sul tiro di Pranzili. Lei fa circa. Ma dovevano fare trasia, il ventesimo. E trasimo, vuoi chiamo tu qua? Arbitro! Serra! All'indietro Mormone, calcio di punizione per l'Ajax. Ginna! Oh, va a cambiare, aspetta! Sollo a De Angelis, il destro al lato, si sta per concretizzare il sorpasso del Bayern sugli All Blacks dopo il recupero che si sta, voglio dire, concludendo in maniera abbastanza larga ed evidente a favore del Bayern. Intanto a Verga di fisico su Musella, che attenzione commette fallo. Manuè. Calma. Dai, che c'è? Calma. Ma non è un caso proprio. Ma non è proprio caso. Lascia stare. A Verga all'indietro per Mancinelli. Pare ristabilita un po' di pace. Mancinelli, Avagnano, Mormone, poi Avagnano, 11-3. Pranzili fermato da Averga, Avagnano ancora, bravo Musella in ripiego difensivo, tunnel ad Avagnano, quindi Sollo con forza, Musella recupera palla, bravo ancora il numero 99, il destro al lato. Mancinelli, quindi De Angelis, Averga. Samuele,
Pranzili riceve da Mormone. Pressing alto di Avagnano, quindi Serra, di nuovo Mormone. Musella, sale Serra. Ora Musella che però si porta il pallone in rimessa laterale. A Verga, pallone per De Angelis. Sollo, Avagnano, Sollo, il destro, ennesima rete del Bayern, 12-3. E qui finisce la partita, Bayern che supera in classifica gli All Blacks vincendo questo recupero contro l'Ajax, Ajax che insomma un po' da rivedere.